Sì, premessa una cosa, quelle presentate oggi sono delle anticipazioni di tutto un lavoro che è stato fatto e del quale ha parlato il ministro Brambilla, che io ringrazio personalmente, lei come il suo staff, così come lo staff della Regione Abruzzo, perché il lavoro che avete visto in via di anticipazione, sia dei video, sia i reportage fotografici e quindi i cofanetti che verranno costituiti attraverso questi reportage delle sette vie, sono stati realizzati, ed è bene dirlo, nell'ultimo mese. Quindi c'è stato un lavoro, sono produzioni di un Abruzzo che esiste, è attuale, non immagini repertorio, una produzione del materiale che rimarrà a disposizione, di grandissima qualità, che rimarrà a disposizione dell'Abruzzo per tutte le successive iniziative promozionali, quindi va a arricchire il nostro patrimonio promozionale. Poi questi accordi straordinari, perché non si è parlato di numeri, perché non si deve parlare di numeri, perché questa nostra campagna tende a tre obiettivi. Il primo, a ripristinare una corretta informazione di un Abruzzo assolutamente pronto da un punto di vista turistico ad ospitare persone, ad ospitare turisti. Il secondo, quello di ricollocare l'immagine turistica nel ruolo che merita. Il terzo, a cogliere l'occasione per veicolare la straordinaria e variegata ricchezza di prodotti turistici che l'Abruzzo ha. Quindi questi tre obiettivi noi non sappiamo nell'immediato quale risultato daranno rispetto a tutte le scelte che dovranno essere fatte per la stagione estiva, ma certamente ricollocheranno l'immagine dell'Abruzzo nel posto che merita a livello turistico e sarà comunque un patrimonio sul quale dover lavorare.